Sei uno dei giocatori più importanti di questa squadra, ovviamente dai tuoi piedi passa tantissimo, ma altrettanto ovviamente hai avuto un sacco di problemi che ti hanno condizionato. Allora volevo sapere come stai intanto, perché questa è la prima domanda. No, purtroppo è da luglio che mi porto dietro la pubalgia, cioè ho avuto un sacco di problemi, però adesso se sono qua vuol dire che sono a disposizione, che sto bene, che sono in grado di giocare e di poter dare una mano alla squadra, quindi penso che quella sia la cosa più importante. In questo momento, Fede, ti stai gestendo un pochettino, insomma, immagino di sì, perché non potrai ancora spingere al 100%. Beh, è normale, quando hai questo tipo di problema purtroppo non è non voler allenarsi o non voler fare tutto con la squadra, però ci sono certi momenti in cui devi capire che ci sono cose che puoi e che non puoi fare, quindi mi sto gestendo un po', però sempre facendo tutto, sempre magari lavorando in modo diverso rispetto agli altri, però allenandomi e facendo tutto e stando sempre a disposizione. Ma cosa ti dicono? C'è una fine di questo tunnel, un tunnel che dura per sempre? Cosa ti dicono i medici? Beh, la pubalgia purtroppo è risaputo, l'hanno avuta tanti altri giocatori prima di me, è risaputo che non è una cosa che si può curare da un momento all'altro, che ti passa da un momento all'altro, bisogna portare avanti un lavoro, io sto portando avanti un lavoro personalizzato mio e facendo questo sto ogni giorno sempre meglio, quindi andremo avanti. Me la porterò dietro, non so per quanto tempo, non ho idea, però comunque l'importante è che riesco a fare tutto, ad allenarmi e che le cose migliorano. Poi quando non avrò più niente sarò la persona più felice del mondo, però in questo momento sappiamo tutti che il lavoro del giocatore è anche convivere con degli acciacchi e con dei piccoli infortuni, quindi non è un problema. Quando Skorupski ha preso quel tuo tiro, domenica hai detto per l'indirindina, cosa hai detto? Beh, sinceramente ero convinto che la palla fosse entrata perché ero veramente vedendola dalla mia prospettiva, avendo anche davanti tanti giocatori, tanti compagni che da non poter vedere il portiere ero veramente convinto che la palla sarebbe entrata. Infatti stavo quasi per andare a esultare quello quando ho visto che l'aveva parata. Diciamo che gliel'ho detta qualcuna, però è stato bravo. Purtroppo speriamo di rifarci domenica. Come si fa a trovare la forza questa settimana di applicarsi ancora, di mettercela ancora in una situazione così di classifica, dopo che hai fatto un grande sforzo, anche una grande partita e addirittura si è perso, che già il pareggio probabilmente è un risultato anche a torto contro il Verona, insomma. Beh, proprio da quello. Proprio dal fatto che abbiamo fatto una grande partita, che abbiamo messo in difficoltà una buonissima squadra come l'Empoli, che la settimana prima è andata a pareggiare 2-2 a Firenze, mettendo in difficoltà la Fiorentina, una grande squadra come la Fiorentina. Noi non li abbiamo praticamente mai fatti uscire dalla metà campo e penso che c'è da ripartire da quello e dalla tanta voglia che abbiamo di uscire da questa situazione, perché ogni giorno lavoriamo per uscire da questa situazione tutti insieme, tutti uniti, e penso che domenica si sia visto, nonostante il risultato che purtroppo ci ha condizionato parecchio, ci continua a condizionare questa classifica, però penso che la squadra ha dimostrato di essere viva, che è la cosa più importante, non mollare mai e lottare su ogni pallone, e poi sicuramente sono convinto che girerà tutto perché non è possibile che vada sempre tutto male. Nei quattro è cambiato tanto, cosa ti chiede del Neri rispetto a quando meno? Beh, ovviamente giocando a 4 c'è un maggiore dispendio di energie perché devi coprire più campo in meno persone, quindi è ovvio che bisogna correre di più, però non è un problema. Se a 23 anni ho problemi per correre, penso che starei messo male. Non è un problema, faccio quello che chiede il mister, faccio quello che vuole il mister e quindi mi sto applicando, sto lavorando tanto insieme ai compagni, insieme a tutti gli altri compagni di reparto per fare quello che vuole il mister nel migliore dei modi.